Cari amici, buongiorno. Siamo allo stadio Martoni e come potete vedere l'immagine lo conferma che siamo allo stadio e adesso se la panoramica del mio operatore, eccola qua, appaio io che sono Luciano, il presidente del Monterosi FC. Buongiorno, è sabato e volevo aprire la puntata, chiamiamola puntata, che poi chi è che la puntata non lo sapremo mai. Con una piccola memoria della sfortunata partita con la Lupa Roma, alla quale rivolgo affettuosamente i miei migliori auguri per il prosieguo della loro stagione, ma anche un piccolo buffetto per qualche piccola mancanza di sportività nell'ultima partita. Non è carino che si siano dilatati i tempi in maniera eccessiva, a mio modesto parere, un'opinione, devo dire diffusa, ma è sempre un'opinione, ma confortata da quel momento in cui siamo stati costretti ad andare noi a prendere la palla nella loro panchina per poter continuare il gioco. Non è carino, non è carino e certamente non è la dimostrazione di una sportività che dovrebbe sempre esserci. Del resto, come si dice, il calcio è questo, succede sempre, ma sinceramente io sono molto stanco di dire questo è il calcio. No, signori, questo non è il calcio, questo è qualcosa che non funziona e che dovremmo cercare tutti insieme di poter cambiare. Io sono molto infastidito dal fatto che non si possa esprimere la qualità e la tecnica della propria squadra, considerato che non c'è più un gioco, ma lo ripeto, una guerra. Cioè, basta guardare come vengono braccati i giocatori avversari con le mani, con le ginocchia, con la testa. Cioè, non si può avere la palla tra i piedi un attimo che si è massacrati. Devo dirlo con il consenso dell'arbitro che poverino, poverino si adegua o è costretto ad adeguarsi ad una realtà calciofila che non è ciò che secondo mio modesto parere dovrebbe essere e tante, tante altre cose. Domani alle 15 affronteremo la Torres, altra squadra sarda che come qualità hanno quella di giocare in maniera molto determinata, molto feroce e quindi mi auguro che la mia squadra invece del fioretto permanente userà un pochino più di cattiveria messa in piega, battutina tra permanente e messa in piega per chi non l'avesse capito, cioè un attimo, non sempre, ma quando si dice a New York quando ce vuole, ce vuole. Questo è tutto quello che ho da dire oggi, sono succinto perché ancora mi brucia la sconfitta di mercoledì, che non doveva assolutamente esserci, certamente anche figlia del caso, che come si sa il caso, oltre ad essere un ex giocatore bravissimo di centrocampo, è anche ciò che determina le sorti di ogni specie, anche quella umana, e quindi dei fatti individuali, piccoli dai macroscopici ai microscopici, come quello di una squadra di calcio. Ma tant'è. Cari amici, vicini e lontani, come diceva Nunzio Filogamo, un presentatore degli anni 50-60, un abbraccio caloroso, venite al Martoni perché ne abbiamo bisogno e un grande augurio alla nostra squadra, che è una bella squadra, forte, con un'ottima individualità e un bellissimo gioco dato dal nostro meraviglioso tecnico Mister Mariotti e preparata benissimo dal nostro meraviglioso preparatore Carlo Billy? Billy, Carlo Billy, come c'era un attore che si chiamava Billy, ma non ricordo. Ebbene, signori, comunque tutto questo con un sorriso, con le braccia aperte e augurando a tutti una splendida domenica, una meravigliosa giornata che forse non sarà caldissima, speriamo, speriamo, speriamo. Au revoir.